ragazzi, sono da Waitrose. Waitrose Milton Keynes. Sono tutti con la maschera. Guardate, è scandaloso. L'unica persona che ho visto senza maschera è una delle signorine che lavorano qua e metteva via i prodotti negli scaffali. Tutti. D'altronde, essendo arrivata la variante sudafricana, giustamente fino a ieri non la si metteva, perché come voi saprete, se non lo sapete ve lo dico, dal 19 luglio fino a lunedì scorso non si mettevano più le maschere al chiuso, adesso invece ce le mettiamo tutti. L'unica cosa che non quadra, perché giustamente siamo tutti mascherati, e come mai il pavimento è pulito e non ci sono le cacchine nere delle pecore? Ecco, questa è la mia domanda. Per il resto è tutto a posto, cioè la nuova variante, bisogna essere mascherati tutti, non ce n'è uno, anche i bambini di 5 anni ce l'hanno tutti. Fino a una settimana fa non ce l'avevano, adesso ce l'hanno tutti. Non so se ho capito. Tutti. Io non lo so, non riesco proprio a capirla questa logica. Per 4 mesi non la metti, adesso la metti. Voi cosa ne dite? Me la sapete spiegare? Comunque, per chi di voi mi segue sul canale e vive in Inghilterra, non dovete mettere la mascherina. Se qualcuno vi chiede qualcosa, se non vi vogliono far entrare nei negozi, la risposta è: sono esente, I'm exempt. E non vi possono neanche chiedere il motivo, perché questo rimane comunque un paese libero e non hanno nessun diritto di chiedervi perché siete esenti. Semplicemente lo siete. Se lo siete è perché vi hanno rotto il naso e non riuscite a respirare, perché vi mette stress, perché vi viene l'ansia a mettervi questa cazzo di museruola, o semplicemente perché avete gli anticorpi per le misure liberticide e le tirannie, anche quello potrebbe essere un buon motivo, ma tanto non devono saperlo. E se per caso dovessero dirvi che non vi fanno entrare, voi fate un bel video, prendete nome e cognome della persona che va bloccato all'ingresso e lo avvisate che andrete a fare un claim legale per discriminazione sotto l'Equality Act, Disability e adesso non mi ricordo, ma se volete i dettagli ve li posso anche trovare. È pieno di gente sui canali che condivide gli aspetti legali di discriminare la gente dall'ingresso dei negozi per un discorso di museruole. Detto questo, tutto a posto sul fronte occidentale. Saluti, ciao!